Novembre 2023, messaggio di Dio alla veggente Han. Io ho un piano per tutti voi, ma attenti a questo peccato mortale. In un appello d'amore e compassione, il seguente messaggio si svela come una luce di speranza nel contesto delle sfide e delle incertezze umane. Rivolgendosi a tutti coloro che ascoltano, si chiede di abbandonare il giudizio verso gli altri e di considerare il peccato non solo come un'offesa diretta alla propria dignità, ma anche come una violazione della dignità altrui e del progetto divino per le persone e il mondo. L'autore del messaggio invita a guardare oltre le azioni peccaminose, evidenziando il pericolo delle azioni dirette contro la fede e la verità. Leggiamo il messaggio. Cari figli, dovete tutti smettere di cercare di giudicare gli altri. Pensate al peccato come a un'offesa diretta alla propria dignità, poi alla dignità degli altri e infine al mio progetto per le persone e il mondo che le circonda. Le azioni dirette contro di me, sia nel tentativo di danneggiare la fede altrui in me, sia nell'intenzione di danneggiare la verità su di me, sono quelle in cui si può cercare il più grave dei peccati, la bestemmia, che in realtà è solo una bugia sfacciata. La maggior parte di ciò che viene chiamato peccato mortale può essere previsto nell'angoscia dell'umanità, in particolare in questi tempi di avvelenamento. Le persone devono fidarsi di me e del mio piano. Io ho perdonato tutti sulla croce. La misericordia non si può comprare, ma la misericordia può aumentare la sua forza quando qualcuno la chiede per sé o per un altro. Può essere resa più evidente a qualcuno in base alla richiesta dei suoi cari. Questa risposta alla preghiera riflette la mia gratitudine verso coloro che seguono la mia strada. I miei seguaci non sono sempre comprendono il piano pratico della mia misericordia verso gli altri, ma la mia misericordia è lì per i loro cari. Abbiate fiducia in me in tutte le cose, grandi e piccole. In questo modo posso fare di più per l'umanità.